Che senso ha toccare Procida con questa manifestazione? Che è bellissima, vediamo dei modelli veramente eccezionali. Procida è un'isola molto caratteristica e oggi noi, in occasione del 50° anniversario della Vesparelli, abbiamo venuto qui persone realisti da tutta Italia. Venivano da Varese, da Artena, da Assisi, da Torre Maggiore, dalla Puglia, ecco, dalla Sicilia, dal Lazio, dalla Campania e dalla Lombardia. Dall'Umbria anche, come vi ho detto, da Assisi. Insomma, da tutta Italia. E allora vediamo qualcuno che viene dal resto d'Italia, perché fin quando siamo qui nei pressi Pozzuoli magari non siamo particolarmente impressionati, ma chi arriva da Artena, come Emanuele, allora che senso ha questa Vespa oggi? È proprio un simbolo di italianità, oramai sta in tutti i film americani, anche se nella bruttissima versione moderna. Beh sì, sicuramente in tutti i film italiani, o in parte. Però la particolarità è girare un'isola in Vespa, penso sia una cosa che a noi che arriviamo dalla terraferma non ci appartiene come cosa, quindi poterla girare e stare una giornata qui sull'isola è sicuramente una cosa molto particolare e sicuramente bellissima. I posti sicuramente saranno molto molto belli perché sappiamo come li prepara il presidente del Vespa Club Pozzuoli, Giuseppe, quindi ci aspettiamo una bellissima giornata e fortunatamente il tempo oggi, viste le previsioni che ci aspettavano, è dalla nostra parte, quindi sicuramente sarà il top di quello che ci possiamo aspettare in una manifestazione come questa qui. Essere vespista è un po' uno stato mentale oppure semplicemente un modo di guidare? No, stato mentale no, non tutti nascono vespisti ovviamente, nemmeno io, nemmeno ma penso nessuno qui, o la maggior parte, o meglio, noi giovani sicuramente no, chi ha un'età superiore sicuramente sì perché è nato con la Vespa, noi ci siamo arrivati attraverso la passione come altre passioni. Poi è una passione che coinvolge perché la Vespa coinvolge e diventa quasi una malattia perché ne prendi una, due, tre, poi è un correre dietro una Vespa dietro l'altra. Ovviamente poi ci sono tante manifestazioni che si svolgono in diverse modalità, questa è un registro storico dedicato esclusivamente ai 50 anni di questo mezzo, di questa rally, quindi è una manifestazione un po' più specifica su una determinata Vespa.